sono cominciati i primi ritiri, la Roma in Austria, primi allenamenti per il Napoli. La Fiorentina ieri è stata veramente applaudita da 10.000 tifosi che sono accorsi allo stadio, anche il record di abbonamenti 35.000 per la squadra di Ranieri. Vediamo i servizi. Estate di arrivi e partenze, quella targata 1996. La sentenza Bosman ha radicalmente stravolto il mercato del pallone e le società europee approfittano della possibilità di poter schierare un numero illimitato di giocatori comunitari. Il via è fissato per l'8 settembre. Si riparte con una novità importante. Da questa stagione possono sedere in panchina fino a un massimo di 7 giocatori, 2 in più rispetto al passato. E con l'ingresso della Pay TV anche il campionato italiano si avvia verso un calcio sempre più televisivo. La finale di Supercoppa italiana poi avviene sempre ad inizio campionato, per cui è una cosa importante, no? Soprattutto averla vinta. Avanti per Battistuta, prova il numero, Battistuta, ed è il gol, un grandissimo gol di Battistuta. Guardate che numero, il controllo volante ha girato Baresi che dorme un po' nell'occasione. Battistuta d'esterno destro, beffa anche Rossi sul primo palo. Gran numero e gran gol di Battistuta. Parte Battistuta ed è il gol! Battistuta raddoppia, firma la doppietta e forse firma la coppa per la Fiorentina. Andiamo in vita! Batti gol, gran destro, ancora una splendida esecuzione sul calcio di punizione e riporta in vantaggio la Fiorentina. Dalla sua mattonella, perfetto, batigol, ancora colpisce il pipistrello, doppietta. E questa Supercoppa italiana sembra della Fiorentina, ma sembra totalmente dell'argentino. La Fiorentina batte il Milan 2-1 con doppietta di Battistuta. Ranieri che abbraccia Battistuta, questa è l'immagine che fotografa la partita. The game we used to play. Ricordo dopo la partita i tifosi fecero degli adesivi con le ciliegie, come la coppa una tira l'altra, una cosa veramente, sono unici a Firenze per il tifo, per motivare la squadra, sono veramente pazzeschi. È il secondo trofeo della stagione. La gioia dei fiorentini è irrefrenabile. Battistuta e i compagni giocano un bel calcio e finalmente raccolgono anche risultati. Due importanti coppe vanno ad arricchire la bacheca viola e il popolo dei tifosi incorona l'argentino il suo Re Leone. In estate il presidente Cecchi Gori acquista il brasiliano naturalizzato belga Oliveira. Giocatore Oliveira strepitoso per il contropiede. Sarai il Lulu della Fiorentina? Spero di sì, qua. Spero soprattutto di fare bene in queste nuove squadre qua. Il primo se li porta a casa, la strada per lo studio. Vola Stabocchè, vuole il mezzo miliardo di incasso, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arbitro Matei. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano e ben ritrovati all'appuntamento domenicale con tutto il calcio minuto per minuto, la decana delle trasmissioni sportive, oggi all'avvio della sua 37esima stagione.
A Firenze le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo per l'inizio della ripresa. Ricordo il risultato fino a questo momento: Fiorentina 1, Vicenza 2. Una partita velocissima, dicevo, ma molto corretta. Squadre che stanno rientrando in campo e quindi diamo la linea a Reggio Emilia. Terzo gol del Vicenza, autore ancora una volta Otero sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Mendez. Al 22esimo della ripresa, Fiorentina 1, Vicenza 3, linea d'otto. Fiorentina che gioca in 10 uomini dal 16esimo della ripresa per espulsione. Calcio di rigore che si appresta a battere Otero. Se dovesse realizzare questa rete sarebbe una quaterna per il piccolo attaccante uruguaggio. Tiro, il pallone in rete, il portiere da una parte, il pallone dall'altra. Quindi Vicenza 4, Fiorentina 2, linea allo studio. La classifica è molto semplice, siamo, ricordiamo, appena alla prima giornata del campionato con 3 punti, Parma, Inter, Roma, Bologna, Vicenza, Milan, Cagliari e Perugia, con 1 punto Reggiana e Juventus. Buonasera, buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva. La festa è finita così come il calcio d'agosto. Il trionfo in Supercoppa, soltanto un ricordo. In campionato è tutto diverso, tutto più difficile. Sì, totale. Si è vista una squadra che ha giocato e un'altra che è scesa in campo ma non è riuscita mai ad incidere, mai a giocare per quello che sa fare. La partenza del campionato regala subito sorprese e spettacolo. Sono divertito e poi più importante è che possa servire la squadra della meglio forma. Oggi mi sembra che mi sono adattato bene, la squadra ha girato bene, sono soddisfatto non soltanto per la mia prestazione ma anche per la prestazione della squadra. Il torneo tuttavia stenta a decollare, frenato da un tatticismo che talvolta soffoca lo spettacolo. La classifica è corta e vede l'Inter confermarsi come momentanea leader. Se vogliamo arrivare a competere con le grandi del campionato, anche noi dobbiamo avere dei campioni in panchina e dei campioni in tribuna, soltanto così, per cui è già un primo processo quello di quest'anno, un processo di avvicinamento a quello di diventare una grossa squadra. Il Milan attraversa una brutta crisi e la Fiorentina, smentendo gli entusiasmi pre-campionato, non sembra essere all'altezza dei bianconeri, anche se a gennaio frequenta ancora le zone alte della classifica. I viola navigano tra il 5° e il 7° posto. Ma capisco che adesso molti hanno chiuso il libro dei sogni. Io invece dentro di me dico che la squadra innanzitutto non deve mollare ma deve reagire e dobbiamo lasciare socchiuso questo libro perché ancora il campionato è lungo. Il presidente Vittorio Cecchi Gori però non si rassegna. Vuole una squadra da vertice e allora cerca il colpo ad effetto e, dando fondo alle sue casse, nel mese di gennaio fa un'importante operazione di calciomercato. Porta a Firenze uno dei giocatori più forti in Europa, il nazionale russo Andrev Kanchelskis, 28enne centrocampista russo al quale viene offerto un clamoroso ingaggio quadriennale. Il costo dell'operazione a cifre da capogiro. Si parla di 30 miliardi di lire tra pagamento del cartellino agli inglesi dell'Everton e ingaggio del centrocampista. C'era questo ragazzo che era molto veloce, molto bravo sulla fascia, lo comprammo dal Manchester United. Kanchelskis fece bene, non benissimo perché non si ambientò molto a Firenze, però un ricordo bellissimo di questo ragazzo. Però neanche l'arrivo di Kanchelskis, che giocherà solo 9 partite in campionato, rilancia le quotazioni della Fiorentina. La squadra continua ad alternare buone partite, come il pareggio casalingo con la Juve il 23 febbraio 1997 alla 21esima giornata, a sconfitte evitabili come l'1-0 inflittogli dalla Lazio la domenica successiva. Il giorno dopo la sconfitta dell'Olimpico è per la Fiorentina quello della ricerca di calma e tranquillità perdute. Allenamento rigidamente a porte chiuse all'Artemio Franchi, presidiato da un centinaio di tifosi che si sono limitati ad esternare il loro malumore con un messaggio scritto affisso alla porta degli spogliatoi. La volontà è quella comunque di smorzare i toni. Amoruso, espulso ieri all'Olimpico, non verrà multato. Ranieri e i giocatori che da domani si trasferiranno in Versilia per rifinire la preparazione in vista del Benfica restano rigidamente a bocche cucite. Unico a parlare in casa viola l'amministratore delegato Luciano Luna al microfono di Francesco Pancani. Noi abbiamo fatto una riunione principale, poi è stato bene che si sono incontrati i tecnici con i giocatori e si sono dette le cose loro, in modo che si sono fatti un esame di coscienza tra di loro e hanno cercato di mettere il punto su dei problemi, se ci sono.
Il bomber Gabriel Batistuta risente della scarsa lucidità della squadra e in questa stagione 96-97 riesce a centrare solo 12 volte la rete, per lui sicuramente un risultato poco brillante. Fortunatamente per i viola quest'anno i gol sono assicurati dal brasiliano Lulu Oliveira, che ne segna 9, e Anselmo Robbiati, autore di 11 reti. I due si scoprono i veri cecchini della squadra. Oliveira era un giocatore che amava partire da lontano, non era un giocatore che poteva aiutare Battistuta là davanti nel saper tenere palla, nel lavorare la palla e poi far venire sui centrocampisti o servire Battistuta. Era un altro giocatore che prendeva palla, andava in velocità, per cui o concludeva o passava la palla, ma insomma era uno di quei giocatori velocissimi, bravissimi. Adesso credo che Gianni Politi abbia già qualche titolo per noi, è così Gianni? Il campionato si avvia così verso la giornata numero 27, non senza qualche scossone importante. E questo non ci voleva, era meglio andare lì a fare spenti. Noi comunque andiamo lì convinti che possiamo passare il turno, anche se è vero che hanno più esperienza, è vero che hanno molti più campioni di noi, ma noi andiamo là per passare il turno. Lo piensa dos veces, retira Ronaldo que se ha ido con filidad habitual, continúa Ronaldo, a palo Toldo. Hizo muy bien Ronaldo la salida de la jugada, pero el último remate. Intanto Tebatti, Tebatti gol, prova con il destro, è lui, Batistuta al Camp Nou, nello stadio di Ronaldo. Torno in casa senza Batistuta, la Fiorentina perde 2-0, tanto nervosismo in quel match. Ma al di là di sicuramente la grossa assenza di Batistuta, secondo me l'hanno affrontato meglio loro e meglio noi. Loro sono venuti a Firenze e hanno veramente fatto una partita ad una. Hanno dimostrato la squadra che erano, sinceramente. Noi forse l'abbiamo affrontato un po' male, più sbagliato. Il primo si riporta a casa, la squadra per lo scudetto. Benissimo, allora Inter e Milan, una partita in meno, la partita che verrà recuperata questa sera con inizio alle ore 20:30 nel posticipo. E quindi è tutto da rivedere. I viola chiudono il campionato 96-97 al nono posto, un risultato che non aiuta il tecnico Ranieri, che infatti non viene confermato sulla panchina gigliata per la stagione successiva. Il mio rapporto con la tifoseria io lo reputo sempre positivo, perché loro mi rispettavano perché ricordo che quando non si andava bene volevano quella volta parlare con i giocatori, allora mi venivano a chiedere a me il permesso, vogliamo parlare con i ragazzi, possiamo parlare, per cui c'era un ottimo rapporto. Ci sono stati alcuni striscioni che mi hanno fatto impazzire di divertimento, proprio mi ricordo l'ultimo, evidentemente si era rotto qualcosa, ma io credo sempre con rispetto, perché c'era uno striscione, dice Ranieri facci l'ultima magia, sparisci, o un altro dice Ranieri illuminaci, via fuoco. È stato bellissimo, no, anche perché tornando spesso a Firenze vedo che quella stima, quel rispetto è rimasta, e questa è la cosa che più mi piace. Io sono la terra.